Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro con il Tank e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie professione allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi partiamo con la partita, affronteremo lo Sporting Gijón per la semifinale della Coppa Internazionale Europea. È la prima volta che partiamo con una partita, va bene così sinceramente. Dopodiché cercheremo un terzino, perché nell'ultima puntata abbiamo provato ad acquistare Zuniga, non ci siamo riusciti, ma comunque ci serve un terzino sinistro. Inoltre mi sono anche reso conto che mi serve un esterno destro, perché non ho il ricambio di Lazzari e Rizzo. Ma andiamo subito alla partita, ci vediamo prima di tutto alle formazioni. Gli unici cambiamenti che ci sono stati nella nostra formazione, signori, sono stati Vicari in difesa e Vitale in centrocampo. Ma andiamo subito alla partita, perché sono curioso di vedere se riusciremo a portare a casa questa vittoria e quindi a portarci a casa quel budget aumentato dovuto al superamento del turno. Ed ecco la partita che inizia. Zuan avanza. Zuan la passa a Idrissi. Attenzione, azione pericolosissima. Palla per Boriello, niente da fare. Matiello non riesce a fare buona guardia. Il tiro da parte degli avversari. Castro aveva tirato. Niente di fatto. Sul punto di battuta Gomez. Mette in mezzo il cross. Arriva. Niente da fare. Niente da fare. Palla rinviata. Ora Mattiello, avanza Rizzo, passa la palla a Boriello in profondità, riesce a stopparla, attenzione, Boriello vede il proprio compagno, attenzione Idrissi, 1-0, sì, Idrissi, sì, 1-0, portiamoci a casa questa Coppa Internazionale Europea. Bello il gol, ma non tanto per la finalizzazione in sé, che comunque è stata buona perché Idrissi è stato freddo, ma bella la palla portata avanti da Boriello, che è riuscito a proteggerla e a cercare freddamente anche lui il compagno davanti al portiere. 1-0 Spal sullo Sporting Gijón. La giocano a due, il tiro pericoloso, Meret fa buona guardia. Meret riesce a salvare. Ci sarà anche il calcio d'angolo prima della fine del primo tempo. Un'altra sofferenza prima di andare a riposo. Palla fuori. Attenzione ai giocatori. Il tiro. Escimere. La spazza per decretare la fine del primo tempo. No. La palla arriva a Boriello. Finisce adesso il primo tempo. 1-0 della Spal sullo Sporting Gijón. Pericoli ci sono stati da una parte e dall'altra. I tiri fatti sono stati uno solo da parte della Spal in porta, cioè il gol, e 6 da parte dello Sporting Gijón, solo 2 in porta, vuol dire che c'è stata, diciamo, una imprecisione da parte dei giocatori dello Sporting Gijón, ma questi numeri spiegano il primo tempo sottotono della Spal. Ora speriamo che nel secondo tempo, grazie anche agli innesti, ci sia qualche cambiamento. Sul punto di battuta Boriello, Lazzari si accentra, Lazzari cerca Zuan subito per Idrissi, no, Vitale! Era Vitale, ho sbagliato il nome. Buono il tiro, ma soprattutto buono il suggerimento di Zuan, che si è centrato la data senza guardare a Vitale, che ha concluso in porta, niente da fare. Sarà proprio lui a mettere il cross. Idrissi di testa. Attenzione! Il portiere la butta fuori. C'era il giocatore della Spal che era pronto a impattare. Zuan sulla fascia. Prova il cross. Zuan, attenzione! Ancora calcio d'angolo. E ancora un rischio per la difesa dello Sporting Gijón. Ci saranno dei cambi. Paloschi per Boriello e Schiattarella per Vitale. Non una brutta partita da parte di Vitale, ma ci voleva la corsa di Schiattarella lì in mezzo al campo per portare sulla palla e per provare a battere in ripartenza gli avversari. Rizzo vede Lazzari, lasciato solo sulla fascia. Lazzari con la sua corsa va, la dà in mezzo. Attenzione a Lazzari, il tiro! Niente da fare, il portiere para! Ma aveva provato da una posizione difficile perlomeno ed era riuscito a inquadrare la porta, a mettere in difficoltà il portiere dello Sporting Gijón. Rizzo per Paloschi. Paloschi si gira, cerca Zuan. Zuan subito per Idrissi. Buonissimo il fraseggio! Attenzione, Paloschi si gira, cerca Lazzari. Paloschi! 2-0, signori, era un po' in tentennamento perché non capivo se fosse un'azione veramente da gol o fosse solo nulla di fatto, perché la palla girava tra i giocatori che riuscivano sempre a passarsela, ma era sempre lì per perderla. Guardate questo colpo di tacco e guardate che inserimento di Paloschi. Ma che azione, signori, tra Lazzari e Paloschi non so chi ha giocato meglio in questa azione. C'era pure la trattenuta da parte del difensore dello Sporting Gijón. Paloschi se n'è fregato letteralmente ed ha concluso in rete. 2-0 della Spal, meritato questo vantaggio. Ora prova la ripartenza lo Sporting Gijón. Pericolo,
pericolo. Vai Meré, vai Meré. Gol. Gol subito. Cambio nel finale. Esce Idrissi, l'autore del gol dell'1-0, ed entra Costa. Era molto molto stanco Idrissi. Provano il lancio lungo i giocatori dello Sporting Gion. Riescono a trattenerla. Pericolo, pericolo. Attenzione. Cerca il cross, niente da fare. E signore, finisce qua. Finisce qua anche il secondo tempo. La Spal vince in casa contro lo Sporting Gion, tirando 5 volte, 4 volte in porta. Lo Sporting Gion 9 volte, solo 3 in porta. Quindi una buona partita da parte della Spal, un buon risultato, 2-1. Come potete vedere dal girone, vinciamo e andiamo in finale col Bursaspor. Ora le trattative, perché ci saranno delle notifiche che ci diranno cosa è successo in questi giorni, di sicuro ci daranno dei soldi. C'è stato un premio torneo di 1.600.000 euro. Antenucci non è ancora stato venduto, perché abbiamo dato il via libera, ma non si è ancora conclusa la trattativa. E adesso andiamo ad acquistare però il terzino, che ho già messo nel mio hub di mercato, è un terzino d'esperienza. Questi dobbiamo toglierli tutti perché non possiamo acquistarli. Ci rimane solo Masilela. Masilela sarà il nostro possibile terzino. Andiamo alla contrattazione, ma io vi dico che ci vediamo direttamente dopo, perché non vi voglio stressare troppo con le contrattazioni, che alla fine sono sempre le stesse e sono lunghe. Allora, innanzitutto ci hanno dato il via libera per acquistarlo. Lo pagheremmo 1.250.000 euro. Adesso vediamo se accettano anche la nostra trattativa con lui e il suo procuratore, e poi dopo vediamo se sarà un nostro effettivo giocatore. È un nostro giocatore, è ufficiale. Le abbiamo offerto 15.000 di stipendio e 100.000 di bonus ingaggio. È un giocatore di esperienza, sostituirà Konaté, ha 71 e signori, è abbastanza veloce, è abbastanza agile ed è proprio quello che ci servirà. Abbiamo acquistato anche il nostro terzino sinistro. Prima di andare avanti e di concludere questa puntata, vi dico che c'è stata un'offerta da parte dell'Anderlecht per Lazzari, che rifiutiamo perché Lazzari è giovane, è forte e ci serve molto. Infatti, come abbiamo visto anche nella partita contro il Bochum, è un giocatore molto forte, ma anche in questa partita si è fatto vedere, si è mostrato molto forte. Comunque signori, vi dico che la puntata si conclude qua. Vi dico già cosa faremo nella prossima. Affronteremo il Bursaspor per la finale della Coppa Internazionale Europea e successivamente faremo un'altra trattativa per cercare l'esterno destro. Perciò vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao. Yeah.